Indubbiamente la notizia del giorno è l'attentato a Donald Trump, l'attentato avvenuto tra la notte di sabato e domenica. Per quanto riguarda l'Italia, erano circa le 18 in America, precisamente in Pennsylvania, dove si stava tenendo il comizio elettorale di Donald Trump, quando è stato raggiunto da un proiettile che fortunatamente ha semplicemente perforato la parte alta dell'orecchio e ha scongiurato quindi un tragico epilogo, anche perché si sa che lì è veramente stata una questione di centimetri. Però rispetto a questa notizia, ovviamente le discussioni da aprire sono molteplici. Ora non mi voglio soffermare sulla natura dell'attentatore, questo ventenne che poi sappiamo essere stato ammazzato dai cecchini subito dopo aver esploso i colpi. Se ne sta parlando molto, se era una persona ovviamente che fosse più filo repubblicana, più filo democratica. Io non credo che questo sia importante, capire la natura di questa persona. E secondo me è più importante capire come sia stato possibile che un ragazzo di 20 anni sopra un tetto a 120 metri dal palco dove stava parlando Trump ha potuto agire indisturbato, dal momento che si parla di persone che stavano assistendo al comizio, che avevano visto questa figura, diciamo, che aveva destato un certo sospetto di questo ragazzo, avevano avvisato le forze dell'ordine o comunque la sicurezza che stava presidiando il comizio, e quindi c'è stato evidentemente un ritardo nell'intervento oppure una sottovalutazione del pericolo che questa persona stesse rappresentando. Ora, personalmente, insomma, durante lo speciale che c'è stato ieri, a cui sono intervenuta, sono stata tacciata per complottista se tiro fuori il tema della sicurezza. Hanno detto: questi sono episodi che possono capitare, sono successi ad altri presidenti americani. È vero, perché statisticamente sappiamo che un terzo dei presidenti americani hanno subito degli attentati, alcuni che sono andati a buon fine, altri che fortunatamente sono stati scongiurati. Pensiamo a Lincoln che è morto, a Kennedy, pensiamo invece a Reagan che fortunatamente è uscito indenne, a Trump che alla fine gli è andata bene, ma ci sono moltissimi altri esempi di presidenti americani che sono stati ammazzati. Sì, probabilmente questo può accadere, però non deve accadere. Non deve accadere per quale motivo? Perché se c'è un sistema di sicurezza, un dispiegamento di forze tale, come sappiamo avere i candidati presidenti, o una persona come Trump, che sappiamo essere fortemente odiata e detestata dall'altra parte, ovviamente, di elettorato che non lo sostiene, e vista la politica, la campagna di odio che c'è e di violenza che, diciamo, connota proprio queste presidenziali, ma questo da sempre, beh, sicuramente la sicurezza non si può parlare di una falla, perché sicurezza per definizione vuol dire che è quell'elemento che deve totalmente garantire che al presidente candidato non accada nulla. Se qualcosa accade, vuol dire che qualcosa non ha funzionato. Quindi qui non è una questione di complottismo o meno, è una questione di guardare in maniera, voglio dire, non ideologica ma pragmatica, la realtà. Poi che l'imponderabile possa accadere, questo anche nella vita, però se tu non bonifichi l'area circostante, il perimetro dove si sta svolgendo il comizio, beh, un problema c'è. Tu subito devi bonificare l'area antistante, non è che una volta terminato la recinzione è tutto sicuro. Ci sono dei tetti dove con un'arma da fuoco, che sappiamo essere, diciamo così, manovrabile con grande facilità negli Stati Uniti, in un tetto diretto al palco forse il primo pensiero sarebbe quello di andare a vedere, a presidiarlo e a bonificarlo, e questo non è stato fatto. Ed è una cosa paradossale se si pensa che le persone all'interno del comizio venivano controllate con i metal detector e venivano controllate che non avessero con sé ombrelli o bottigliette. Poi subito dopo, pochi metri prima, c'è un tetto dove un ragazzo con una scala in maniera indisturbata sale, si piazza, ha tutto il tempo di prendere la mira e sparare. Ora, un altro tema che si può aprire rispetto a questo
è come ne esce chiaramente Trump da questo attentato, quanto questo potrà o meno influire l'esito della campagna elettorale. È inevitabile quindi pensare che questo potrà dare una spinta enorme a Trump, già forte di per sé, ora diventato molto molto forte, perché sappiamo quanto tendenzialmente le vittime, soprattutto in America, poi fondamentalmente diventino nell'immaginario collettivo degli eroi. E in questo caso anche il suo atteggiamento appena è stato colpito, questo suo rialzarsi con questo suo pugno, non avere mollato subito il palco, essersi rivolto alla platea degli americani che stavano a assistere, dicendo no, forza, 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 quindi questo messaggio di forza, di coraggio, beh, è un messaggio che chiaramente è potentissimo, potentissimo soprattutto nel bel mezzo di una campagna elettorale, dove vediamo che dovesse rimanere Biden, quindi non riuscissero a convincerlo, cosa che stanno facendo tutti insieme, ad abdicare ad un altro candidato, quindi c'è un'America che si presenta con due candidati che rappresentano uno la debolezza e l'altro la forza. La debolezza l'abbiamo visto, prendiamo semplicemente il confronto televisivo che c'è stato tra Biden e Trump, un confronto impietoso da un punto di vista, cioè per quanto riguarda Biden, proprio anche per il suo stato di salute, per il suo approccio, ed è proprio un'immagine di debolezza, cioè tutti quelli che parlano di Trump, anche i suoi sostenitori, anche coloro i quali con le unghie, con i denti lo avevano sostenuto fino a ieri, dicono non ce la può fare, deve lasciare il posto. Lui dalla sua finora dice che non vuole assolutamente lasciare, vuole ricandidarsi, però è debole, dall'altra parte invece c'è un candidato, un Trump, che tra l'altro sono più o meno coetanei perché hanno semplicemente 3 anni di differenza, che mostra una forza, una vitalità, un coraggio, perché questo è stato anche un messaggio di coraggio, che non può non far presa su quelli che sono i cittadini americani che amano poi fondamentalmente gli eroi. Con un gesto del genere Trump si è immolato ad eroe. Quindi è chiaro che le ripercussioni sulla campagna elettorale saranno enormi, e ovviamente a favore di Trump. Però apriamo anche l'ultimo file. Che cosa sarebbe accaduto se quei 2 centimetri della pallottola, invece di perforargli l'orecchio, fossero arrivati a centro e quindi oggi si raccontasse un'altra storia, quindi di un presidente di un candidato presidente come Trump, diciamo fuori dai giochi? Beh, sicuramente sarebbero sospese le elezioni, ci sarebbe stato il caos e un caos enorme in America, ma soprattutto in un periodo dove c'è una geopolitica delle guerre in corso, sappiamo perfettamente quanto l'incidenza di Trump, laddove dovesse essere eletto, potrà cambiare veramente le sorti di questa situazione di guerra, e quindi scongiurare quella che stanno paventando, che è anche la guerra mondiale, perché di questo si sta parlando. Quindi è stato un attentato che ha aperto 1000 scenari e che sicuramente è un attentato che avrà delle ripercussioni notevoli, perché ha cambiato faccia totalmente a quelle che sono le elezioni presidenziali che si terranno a novembre. Dovesse Biden decidere farsi convincere ad andare via, non sarà semplice trovare un candidato sostituto che possa competere con il già forte Trump e da ieri diventato fortissimo.